Ok, siamo qui con i Draugr per ironfolks.net e beh, cominciamo come al solito con tutte le band più o meno emergenti raccontate la vostra storia, cioè parlate un po' da dove venite e le origini della band, se volete. Allora, la nostra storia inizia nel 2002, più o meno, quando da una cover band già esistente, formata da un Pedro, Johnny Stolas, il suo bassista, il Buffer, si passa al gruppo pezzi propri con una chiara ispirazione del metal norreno, diciamo. Le tematiche appunto sono nordiche e da qui il nome Draugr. Il gruppo negli anni è oltre fino al mio ingresso su Santos e nel 2007 vediamo l'ingresso del secondo chitarrista Morsi. Negli anni abbiamo assistito prima all'uscita del primo Bullend chiamato Nocturno Aquarium Supremo, sì. E nel 2011 al successore del Ferro Italico che vede uno spostamento verso tematiche e sonorità, diciamo, della nostra tradizione, la tradizione italica e nello specifico la tradizione abruzzese. Negli anni ci sono state esperienze dal vivo in festival italiani e stranieri, europei, in Austria, Francia, Germania, che hanno portato anche alla realizzazione pochi mesi fa del video, il pezzo dell'ultimo album Legione Ideata, che vedrà la luce nel periodo autunnale, invernale dell'anno dietro e dell'anno attuale. Per il resto presto rientreremo in la prova per comporre il successore di Leperlina. Bene, e beh, parliamo un po' delle vostre influenze, oltre, cito più o meno da quello che ho letto, oltre a vino, birra, battaglie e sangue. Che, beh, io vi ho trovati molto simili ai Turisas, oppure anche un po' ai Varg, specie nei costumi, poi magari sbaglio io, però ditemi un po' voi cosa ne pensate. Allora, le influenze sono delle più varie, quando tutti e sei veniamo da ambienti musicali e precedenti esperienze molto varie, dal rock al jazz, al black metal, alla musica elettronica. Quindi ogni riferimento a gruppi già noti e importanti nel panorama pagan un po' che farci piacere, però comunque diciamo che le nostre influenze rimangono quelle, il vino, birra, le battaglie, antenati, storia e tradizione soprattutto. Ok. Voi vi definite Italy Cornish Metal? Datemi una definizione di questa cosa. Italico, perché come ho detto ovviamente la nostra tradizione è la tradizione italica, quindi ci ispiriamo appunto alle gesta delle popolazioni italiche in epoca preromana. Cornish per dare appunto un senso caotico, per l'idea caotica della nostra musica, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista attitudinale. E quindi Ornish da Orda è metal. Metal. Beh, in effetti molti dei vostri testi sono in italiano, in realtà, che è un po' in controtendenza, cioè ci siete voi, Folkstone e un po' il Furor Gallico che fanno un testo in italiano, cioè c'è poca gente. Come mai questa scelta? Cioè è proprio per... Perché crediamo che l'italiano, cioè la lingua in cui ci è più naturale esprimerci nella vita di tutti i giorni, sia anche la più idonea a trasmettere determinati pensieri quando andiamo appunto a scannare i testi delle nostre... Anche per rimanere fedeli al contesto. Sarebbe forse un po' sbagliato, credo, parlare in inglese di qualcosa che è la cultura nostra, insomma, di italiano. Anche questo ha fatto parte dell'evoluzione che c'è stata nel
A proposito dell'Abruzzo, nel senso che la maggior parte degli eventi folk è bene o male qui nel nord Italia, cioè tantissimi eventi sono qui, molte band, conosco molte band del sud che vengono al nord. Com'è la scena abruzzese? Cioè, venite tutti al nord, ci sarà un perché. Allora, la scena abruzzese è molto varia, abbiamo proposte di tutti i tipi. Diciamo, l'ispirazione pagana e tradizionalista ci siamo solo. Quindi ovviamente gli eventi a tema sono pochissimi e i nostri, organizzati da noi. Quindi, ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ovviamente quando... Come fu l'organico vengono giù in Italia. Oh, è vero. E hanno anche una abruzzese. Aspetta che arrivo. Fammi mescere la prima. Fammi un po' il pieno al collo. Vabbè. E vabbè, niente, quindi... Beh, in Abruzzo c'è una grande scena metal, in generale. Su questo siamo... Siamo molto gradi. Salutiamo Stefano che ciao, che cazzo ci fai lì? Niente, non quel cazzo. Supporto l'Abruzzo Meta. Sì, scusa, più pazienza. Vai, vai. Ragazzi, niente, tanto ormai siamo alla sesta domanda che, come si sa o no, Davide, è quella libera. Cioè, dite quello che volete, ringraziate chi vi pare, avanti così. Prego. Tema libero. Abbiamo il dovere di ringraziare gli organizzatori del FOSC che ci hanno chiamato per il secondo anno e a questo punto anche te e tutti coloro che andranno a visionare questa intervista. E tutti coloro che hanno capito o che comunque supportano noi perché hanno capito il messaggio, insomma, che stiamo cercando di mantenere avanti. Un ringraziamento a queste persone che vengono e ci sostengono e ci supportano. Perché tanto noi suoniamo per noi, ma suoniamo anche per, insomma, per 10 minuti. E questa è la cosa più bella. Bella sì.